la vita da freelance è terribile. Immagina, mamma è freelance. Come aiuti i freelance a realizzare i loro sogni? Non c'è nessun segreto in realtà, perché tutti vendono questi famigerati segreti, no? Come un freelance fa a trovare i propri clienti? È un domandone da $1 milioni. Business. Cioè, il perché del proprio business, perché è importante sapere? Se volessi creare un business da zero, da dove devo partire? L'intelligenza artificiale può aiutare noi motion designer a sviluppare degli script. Vende le proprie opere generate con AI. Questa cosa non è regolamentata bene, secondo me, ancora. L'intelligenza artificiale non può sviluppare empatia. Ciao, io sono Elgasi e questo è il podcast di Elgasi. Benvenuti a tutti, benvenuti champs. Oggi parliamo con Sheila Corbelli e Giulia Amoruso. Benvenute. Grazie mille. Benvenute, benvenute. Siete le benvenute nel podcast di Elgasi. Chi siete, cosa fate? Partiamo da Sheila. Io sono principalmente una motion designer che ha avuto una formazione prevalentemente, diciamo, legata a più che altro alla graphic design. Ho studiato alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Dopo il percorso universitario ho capito che volevo, diciamo, specializzarmi in motion design e da lì ho intrapreso delle esperienze professionali in case di produzione, dove appunto ho fatto esperienze come motion designer junior, e di lì andando ho capito che era proprio quella la professione che volevo fare. Comunque, diciamo che ho una formazione ampliata riguardo al visual design. Appunto, ho studiato grafica, quindi ho competenze di graphic design, motion design, illustrazione. Ok, multidisciplinare, sì. Anche tu. Un po' trasversali, per riassumere. Io invece mi chiamo Giulia, però in realtà mi chiamano tutti Juis, che è il nome del mio brand e anche del mio studio. E come Sheila e con Sheila ho frequentato il triennio di graphic design art direction in NABA. E dopodiché ho fatto una brevissima esperienza in agenzia web, quindi ho cominciato in realtà come web art junior e ho subito capito che non era l'ambito che desideravo esplorare. Infatti poco dopo ho lasciato e ho dato vita appunto a Juice for Breakfast, che è il mio studio. È uno studio di comunicazione visiva, quindi in realtà ci occupiamo di tanti aspetti, seguiamo i clienti a 360 gradi, quindi dal branding, a partire dal branding fino ad arrivare poi alla comunicazione sui social, la creazione dei siti web, quindi confezioniamo progetti digitali e non da 0 a 100. E poi in realtà io sono specializzata in character design e creazione di mascotte, quindi okay. Quando possibile, quando richiesto, ovviamente facciamo anche questa cosa bellissima di creare personaggi. E... ma tu hai detto, scusami, art director junior? Sì, avevo cominciato in realtà come web art junior, quindi in realtà art director junior sulla parte web. Ok, art director junior sulla parte web, ma tipo con 8 anni di esperienza, come di solito richiedono i junior. No, in realtà io ho cominciato con uno stage, quindi sono entrata proprio come junior, ma intesa come stagista, quindi non era richiesta particolare esperienza, perché poi avevo un affiancamento per la parte di formazione, quindi mi hanno spiegato poi effettivamente lì che cosa c'era da fare. No, vabbè, ma allora era una junior alla moda antica, perché oggi si richiedono junior con... con 15 anni di esperienza, certo. Esatto. Esatto. No, niente, poi in realtà non sono sempre stata a Milano, nel senso che ho fatto quasi subito dopo il diploma 2 anni a Roma, e in realtà lì ho capito esattamente cosa volevo fare, perché ho frequentato 2 Pixar Masterclass con gli artisti Pixar, una sullo storytelling e una sull'animazione. E quindi bello. Quando poi sono tornata a vivere a Milano, ho chiamato Sheila e le ho detto: adesso facciamo subito qualcosa insieme, perché questo è il sogno della mia vita, fare cartoni animati, okay. Personaggi in movimento. E quindi allora, così. Io chiedo una cosa a Sheila, perché magari lei saprebbe rispondermi meglio. Ma Giulia, quando tu non hai visto un film e lei l'ha visto, lei ti spoilerà tutto, vero? Perché adesso ci ha spoilerato tutte le domande che
Ecco, Giulia, ci possiamo salutare. Magari ho anticipato un po' le domande che avresti fatto. Ma no, ma no, ma no, ma tanto bisogna dare un piccolo spoiler per iniziare. Però molto interessante il tuo percorso e adesso ne parliamo un po' di questi due masterclass alla Pixar che sono molto molto interessanti. Però sì, secondo me dai spoiler a manetta di tutti i film che hai visto. Tra l'altro te li avevo suggeriti io, ti ricordi? Le masterclass della Pixar. Può essere, sì, è vero, hai ragione. Io non sono andata Interessante. neanche. Ma vedi che tutti i punti si collegano? Effettivamente sì. Ma sentite un po', com'è che vi siete incontrate voi e perché magari? Allora, noi in realtà ci siamo conosciute alla Nuova Accademia di Belle Arti, abbiamo frequentato l'università, la stessa facoltà, e quindi ci conosciamo da tanti anni. Durante, diciamo, il percorso universitario non ci siamo frequentate tantissimo perché eravamo in classi diverse, ci conoscevamo, abbiamo scambiato due chiacchiere, eccetera, eccetera, però diciamo che ci siamo più legate dopo la laurea. Abbiamo avuto collaborazioni insieme per un privato. Mi ha contattato lei chiedendomi di realizzare insieme a lei un video per un matrimonio, quindi una cosa. Ok, un'altra di quelle cose che hai fatto. Esatto. E abbiamo avuto questa piccola collaborazione insieme, quando è stato? Mi sembra nel 2016, quindi un po' di anni fa. Da quella piccola esperienza abbiamo capito che avevamo una buona alchimia, lavoravamo bene insieme. E quindi poi sono seguite altre esperienze. In realtà poi c'è stata una pausa dal 2016 in poi, perché Avete litigato? no, io sono diventata mamma e ho subito un po', non dico una battuta d'arresto in ambito professionale, ma quasi. E Ok, una quindi pausa. sì, una pausa. Lei infatti mi chiese poi in seguito di collaborare ad altre cose, ma io le dissi che non Era volevo. impossibile. Impossibile, no, ma era un po' difficile, non me la sentivo. E No, beh, capiamo, capiamo. però poi, per fortuna, lei ha insistito negli anni successivi, ha bussato di nuovo alla mia porta. Nel frattempo i figli sono cresciuti perché io ne ho due, tengo a precisare, ho avuto due figli, e poi sono cresciuti un po', lei ha bussato di nuovo alla mia porta. Insistendo per fortuna, e dopo che ha bussato alla mia porta, dopo qualche annetto, la nostra collaborazione si è solidificata, diciamo, non abbiamo più smesso di collaborare. Figo, una bellissima storia, una bellissima storia. Quindi siete profondamente amiche e collaborate spesso per i progetti. Ok, Sì. perfetto, perfetto. Sheila, ma senti un po', raccontaci un po', come mai hai scelto proprio la motion design nello specifico. Non so se l'hai detto prima, però come mai proprio la motion design? No, non l'ho detto. Allora, io in realtà il mio sogno nel cassetto era fare l'illustratrice, slash fumettista. Cioè, fin da Ok. piccola avevo le idee chiare sul fatto che volessi intraprendere una carriera artistica. Volevo fare la fumettista da bambina, poi crescendo, poco prima di iscrivermi alla NABA, ero proprio fissata che volevo fare l'illustratrice. Poi, durante il percorso universitario, non riuscivo molto a ingranare, non sono riuscita mai a trovare una cifra stilistica mia. Non so come mai, non ho ancora ben capito il perché. Beh, molto difficile come cosa, è molto. Forse un giorno ci riuscirò, mai dire mai. Ma sì, assolutamente. Comunque, l'ho scoperto durante, diciamo, un corso di motion design della facoltà di graphic design, seguendo il corso e facendo poi l'esame di motion design, mi sono resa conto che mi risultava tutto molto facile. Mi piaceva, quindi poi me l'hanno anche fatto notare in diversi, dice: "Guarda che sei brava, sei capace". Diverse persone mi hanno consigliato di seguire questa strada perché mi riusciva abbastanza bene. A me l'idea non dispiaceva, me la sono interiorizzata un po' E hai sperimentato. e devo ringraziare queste persone per
aver dato questo consiglio. Interessante, interessante. Di solito la motion design succede un po' così, capita o la scopri per qualche altro motivo. Anche a me è successo allo stesso modo, un po' casuale. No, adesso noi facciamo un ping pong di domande, perché passo da una all'altra, perché così vedo Giulia che Enrique guarda la mia immagine che flicca, che va in palla e magari gli si incrociano gli occhi. Senti Giulia, tu ci hai detto prima di Juice for Breakfast. Che cos'è? Raccontaci un po' nel dettaglio. Allora, in realtà è nato inizialmente come una sorta di nome d'arte, per cui io facevo le mie illustrazioni mentre ero tra l'altro in agenzia in quel brevissimo periodo, facevo i miei disegni e li pubblicavo sul mio primissimo portfolio online con il nome di Juice for Breakfast, che era il mio soprannome, regalatomi dalla mia migliore amica al liceo, perché io non ho mai bevuto un caffè, bevo solo spremute al mattino. Per cui all'inizio sì, pubblicavo i miei lavori con quel nome d'arte, e poi in realtà andando avanti con il tempo mi sono resa conto che lo sentivo molto mio come nome, e che se avessi mai avuto successo nella creazione del mio studio, che era un po' il mio sogno, l'avrei proprio chiamato così. E quindi poi ho mantenuto questo nome anche quando mi sono un po' allargata. Quindi all'inizio ero da sola. E poi con gli anni ho cominciato ad aggiungere collaboratori, e quindi per ogni progetto introducevo nuove figure professionali, alcune si sono proprio consolidate e sono rimaste con me, tra cui adesso anche Scilla, e basta, è questo Juice, quindi uno studio con tanti professionisti che collaborano. Adesso stiamo guardando Juice, la pagina di Juice, però molto, molto carini i progetti di Juice. E tu mi dicevi che era un insieme di professionisti che collaborano, cioè tu hai raccolto nel tuo network un insieme di professionisti che fanno diverse attività, giusto? Esatto, Ok. esattamente. Senti, ma io ho letto che tu fai anche calligrafia, giusto, Sheila? Sì, quello è un capitolo a parte, Ok. chiuso. Diciamo che è stato un breve capitolo svoltosi mentre, durante gli anni in cui mi sono fermata con la motion design. Quando sono diventata mamma, appunto, non mi sono subito fermata. All'epoca ero già freelance. Tra parentesi, io sono diventata freelance nel 2014, sono diventata mamma nel 2016. All'epoca collaboravo principalmente con un'agenzia di Milano che si occupava di digital signage e poi anche per altri clienti. Mi ricordo che i primi mesi da mamma, la barra freelance, sono stati un po' terribili. No, immagino. La vita da freelance è terribile. Immagina mamma e freelance. Sì, non è impossibile. Diciamo che, vabbè, poi ne posso parlare meglio dopo, però non è impossibile, ce la si può fare. Però non mi ero organizzata molto bene, e quindi dopo quei primi mesi terribili di gestione terribile del lavoro, ho deciso di abbandonare, e quindi poi ho deciso di dedicarmi ad altre cose. La calligrafia è stato un po' un hobby che mi ha aiutato a non impazzire. Cioè, io comunque ho sempre la necessità di dedicarmi a qualcosa di artistico, anche non lavorando. Comunque devo dedicarmi a qualcosa di creativo. E guardando online diversi artisti che si occupavano di questa bellissima disciplina, ho deciso di approfondirla e l'ho studiata per 4-5 anni. Mi sono anche un po' buttata in qualche progetto professionale, però poi è tornata Giulia a bussare alla mia porta nel 2020. Eccola lì. Ha rubato i tuoi No, sogni, è questo che stai dicendo. la devo ringraziare. Nel 2020 è tornata a bussare alla mia porta e da lì ho deciso di ritornare. Allora, specifichiamo, ha bussato alla mia porta per trascinarmi dentro un progetto di motion design per un cliente abbastanza, diciamo, grossino. Ho accettato, ma perché era lei. Era lei, sapevo che si trattava sicuramente di un progetto interessante, quindi ho detto subito di sì, e da lì basta, sono rientrata dentro la motion e non l'ho più lasciata.
Ok. Interessante, interessante. Giulia è sempre stata parte della tua storia, dai. Ma no, dai, no. Giulia, senti, io ho una curiosità perché anch'io sono un freelance e voglio sapere, e è molto interessante sapere, come aiuti i freelance a realizzare i loro sogni. Questa è una delle parti che preferisco del mio lavoro. Ho cominciato in realtà dando consigli quando capitava, perché me li chiedevano molto spesso, soprattutto su Instagram, perché io ho sempre condiviso tutto della mia vita freelance, quindi ho sempre raccontato non solo le cose belle, ma anche tutte le difficoltà che avevo incontrato durante il mio percorso. E quindi, condividendo molto sui social, ho cominciato a ricevere tantissima richiesta di persone che cercavano un po' il mio aiuto. E ho un po', diciamo, consolidato l'esperienza, come dire, imprenditoriale facendo un corso che adesso purtroppo non esiste più, ma era un corso per insegnare, in realtà non era solo per giovani, però comunque per insegnare a eventuali imprenditori a presentare la propria idea di startup davanti agli investitori. Durante quel percorso, che è durato un po' di mesi, ho acquisito anche più strumenti di quelli che già avevo acquisito in autonomia e mi sono resa conto che mi piaceva molto insegnarle le cose che avevo acquisito, imparato, sperimentato. Così all'inizio ho cominciato timidamente a fare consulenza privatamente su richiesta. Quindi non solo a dare consigli sparsi, ma a fare consulenza privata. E poi ad un certo punto ho cominciato a creare dei percorsi di consulenza un po' più strutturati per chi aveva bisogno di follow-up mensili su determinate questioni. E alla fine è nata quella che adesso si chiama Pizzetta Academy, che fa molto ridere come nome, ma in realtà ci sono molto affezionata, ed è una sorta di accademia online per freelance che si compone di due anime. La prima è quella consulenziale, per cui chi decide di lavorare con me può intraprendere un percorso di consulenza personalizzato, oppure ci si può iscrivere invece all'Academy, che è un corso, banalmente un corso a pagamento, che al suo interno ha dei moduli, delle sezioni che ti aiutano a dare vita al tuo progetto imprenditoriale divertendoti. Cioè, su questa parte ci tengo tanto perché sembra sempre che fare freelance o fare impresa sia una cosa noiosissima e molto difficile. E a me piace molto semplificare. Quindi questo è un po' il mio approccio: divertirsi e semplificare le cose che sembrano impossibili. Quindi ci stai dando il segreto di come avere un'impresa di successo, è divertirsi soprattutto. Però vedi, non c'è nessun segreto in realtà, perché tutti vendono questi famigerati segreti, no? I trucchi per farcela, eccetera. In realtà quello che faccio io nel corso e anche nelle consulenze è smontare questo concetto di segreto, perché non esiste nessun segreto, nessuna formula magica. Bisogna farsi un mazzo a capanna e soprattutto avere ben chiaro cosa si vuole fare. Molta gente comincia senza saperlo. Dice, vabbè, ci provo. E dici un po' come si presenta come si fa un pitch per eventuali investitori, vabbè, da zero, dacci tre passi, dai. Dacci il segreto. Ce ne sono molti di più di passi per il pitch perfetto, però di base io mi sento sempre di dare questi consigli. Allora, la prima cosa è partire da quello che si chiama elevator pitch, quindi non dal pitch più lungo, ma dal pitch più stretto, che è quello da massimo 30 secondi. Cioè, tu devi ipotizzare di trovarti in ascensore con il tuo idolo o con un potenziale investitore pazzesco e hai due piani, perché l'ascensore sale o scende, per convincerlo a comprare la tua idea. Quindi la prima cosa è la sintesi. In assoluto, sicuramente bisogna essere molto sintetici e, come dire, puntare subito al sodo, però allo stesso tempo anche cercare di, come dire, racchiudere in quei 30 secondi il cuore, l'anima del tuo progetto, che molto spesso, ripeto, manca o non viene comunicato. Per cui riuscire anche un po' ad emozionare la persona che hai davanti e soprattutto spiegare che problema vai a risolvere o che esigenza vai a colmare. Quindi sicuramente queste due cose. E poi sicuramente un terzo consiglio importantissimo è la presenza scenica. Cioè, nel momento in cui io do la stretta di mano, sto trasmettendo la mia energia al mio interlocutore. Se ho la stretta di mano un po' molliccia, probabilmente non finirà tanto bene. Se invece ho una stretta di mano un po' più solida, contatto visivo, mantengo una certa postura, respiro bene, parlo bene, riesco a catturare la sua attenzione. Quindi
Quindi queste tre cose, così dovessi dirle al volo. Ok, quindi io me le sono segnate, io devo portare il possibile cliente in un ascensore ed allenare l'avambraccio. Ok, perfetto. Senti, Sheila, ma tu hai fatto un progetto per Barilla, un progetto bellissimo che io ho dato un'occhiata sul tuo sito, mentre ci racconterai lo guardiamo. Come hai trovato questo cliente? Un grande cliente, come sei arrivata a lavorare con questo cliente e come è andato il progetto? Allora, tengo a precisare che il cliente diretto è Altro Consumo. Sono stati loro a contattarmi, quindi io ho tenuto la relazione con loro. Quindi era una partnership tra Altro Consumo e Barilla. E come li ho trovati? Sono stati loro a cercare me. Ah, figo. Sembra un discorso da uno che si pavoneggia, però è andata così, nel senso che mi hanno contattato su LinkedIn, Ok, perfetto. che tra l'altro, tra parentesi, è uno strumento che mi ha aiutata tanto a trovare contatti di lavoro. Ah, davvero? Ti ha aiutato così tanto? Sì. Diciamo che quando poi ho ripreso come motion designer a tempo pieno è stato il canale che mi ha più aiutata a tessere network con i clienti e mi hanno contattato, è stato Altro Consumo a contattarmi e chiedermi un preventivo e basta, ho mandato il preventivo, mi hanno subito, quasi subito ingaggiata. Diciamo che è nata una collaborazione con Altro Consumo che sta durando tuttora, io sto ancora lavorando con loro, collaborando con loro. E niente, quindi sono nati questi due video dove appunto io mi sono occupata sia della motion ma anche dell'illustrazione. Figo. Sì, io non mi reputo appunto un'illustratrice come già dissi poc'anzi, però appunto avendo studiato illustrazione e graphic design, comunque le competenze di base le ho. Per cui mi sono dovuto un attimino usare un po' di olio di gomito per creare tutto l'asset. Ahimè, purtroppo mi sono occupata di questa parte perché volevano, diciamo, il cliente voleva tenere la comunicazione con un singolo professionista. Io non ho avuto la possibilità di ingaggiare Giulia. Però me la sono cavata, penso di essermela cavata abbastanza bene. E quindi è andata bene, insomma, sono appunto nati questi due video sulla sostenibilità della filiera produttiva e poi tutti gli altri video prodotti successivamente sempre per Altro Consumo hanno tutti alla base la comunicazione sulla sostenibilità. Quindi insomma, è una tematica molto interessante. Giulia intanto è già pronta per darci il pitch. Prontissima. No, il podcast non si vende da solo, non si vende da solo. Infatti bisogna parlarne con Giulia per tirare fuori due idee su come diciamo, raccontare al mondo questo podcast sulla creatività. Comunque tu risolvi un problema, cioè in effetti, che potresti utilizzare nel tuo elevator pitch, perché la gente sempre si sente a corto di idee oppure in sovraccarico da idee, perché siamo bombardati di novità, di cose da fare, da produrre, eccetera. E ascoltare, questo l'ho sperimentato io ascoltando le tue puntate, a parte molto rilassante, quindi mi risolvi lo stress che già è un problema, ma Poi ti senti più poi... intelligente. Anche, certamente. E poi no, dai, Perché anche se... vedere uno stupido così che fa un No, quello podcast. assolutamente, poi voglio dire, la cosa interessante è che ti confronti con tante figure professionali diverse, quindi ti si apre davvero la mente a sentire i racconti degli altri professionisti e vedere che cosa fanno loro con la loro creatività, che è una cosa tanto soggettiva. E comunque, davvero, poi se vuoi ci sentiamo e lo scriviamo insieme. Assolutamente, assolutamente. Senti, io ho visto nel sito di Pizzetta Academy, scusami, che c'è un documento che si chiama Pizza Funnel. Che cos'è?
Sì, allora la storia è questa. L'Academy nasce dopo come evoluzione del workbook Pizza Funnel. Quindi in realtà c'è stato uno step intermedio tra le consulenze e l'Academy. Lì in mezzo, prima di strutturare un vero e proprio corso e dei percorsi un po' più importanti, ho deciso di creare questo libro, questo quaderno di esercizi in realtà, perché sono 60 pagine di esercizi. E fondamentalmente è una sorta proprio di eserciziario per aiutare i freelance a spremere benissimo le meningi e trovare innanzitutto il grande perché dietro alla propria attività e dopodiché anche a pianificare un pochino quali sono gli step per lanciare il progetto in orbita. Quindi, volendo, una persona che magari non se la sente di intraprendere la consulenza o di seguire il corso, eccetera, può anche prendersi semplicemente il quaderno di esercizi e fare da sé. Quindi c'è stato in mezzo questo step. Ah, ok, quindi il Pizza Funnel è un quaderno di esercizi gratuito sul tuo sito, giusto? No, in realtà è un quaderno in vendita su Amazon. Ah, ok, scusami, scusami. Però la verità è che poi chi intraprende la consulenza con me riceve una versione light gratuita del workbook. Quindi Ah, ok, perfetto, sì, chi perfetto. fa la consulenza con me ha tutti questi materiali extra, diciamo, con cui lavorare. Perfetto. Una domanda che potete rispondere insieme se volete, anche cantando insieme in un coro come un film della Disney. Come si fa, come un freelance fa a trovare i propri clienti? È una bella domanda, non so, chiunque sia un freelance vuole sapere questa risposta, quindi aspettiamo. Ci troviamo i nostri clienti. È un domandone da un milione di dollari. No, vabbè, faccio meglio rispondere sull'esperienza mia personale. Beh, tu hai detto prima che LinkedIn ti ha aiutato Sì, no, tanto, no? infatti. Allora, sicuramente pubblicare lavori. Cioè, se non pubblichi lavori, il mercato non ti può conoscere, non sa quello che fai, come puoi sperare che ti contattino se non pubblichi. Se posso dare un consiglio a chi cerca clienti ed è magari agli inizi e non ha avuto nessuna esperienza professionale, è crearsi dei progetti personali. Ok. Crearsi dei progetti personali. Non farsi troppi problemi se non sono super fighi come quelli che si vedono online. O sul tuo sito? E pubblicarli, quindi presenza online. E non basta solo questo, ovviamente, ma anche fare un po' di ricerca delle agenzie, aziende e quant'altro e provare a contattarle. Quindi Ok. fare dei progetti personali, crearsi un portfolio. E contattare appunto diverse realtà proponendo i tuoi lavori senza aspettarsi che ti rispondano tutti o comunque ti rispondano subito. Bisogna Avere pazienza. avere tanta pazienza e tentare, tentare, tentare. Poi anche chiedendo consigli a professionisti che hanno più esperienza di te. O farsi una consulenza con Giulia. Ok, Farsi una consulenza con Giulia. perfetto. Dubbio, certo, lo consiglio assolutamente, perché dà Grazie. degli ottimi consigli imprenditoriali. Poi dopo Ad sicuramente, ecco, aggiunge sicuramente delle cose più interessanti. Io aggiungo due cose che secondo me vengono date un po' per scontate, però sono fondamentali. La prima è andare agli eventi, cioè presenziare fisicamente gli eventi e portarsi dietro i biglietti da visita o qualsiasi altra cosa per far vedere subito che cosa si fa e colpire la persona con cui stai chiacchierando. Perché effettivamente gli eventi di settore fanno la differenza. Io molti dei clienti che ho avuto li ho trovati partecipando agli eventi e conoscendo persone dal vivo. Poi di persona si crea un feeling molto diverso rispetto, cioè io posso mandarti il mio link e farti vedere il mio sito, ma se non parliamo, non ci conosciamo, non ci vediamo, magari non c'è l'imprinting. Sì. E poi la seconda cosa scontata, però lavorare bene, cioè se tu lavori bene, potenzialmente il tuo lavoro poi si disperde a macchia d'olio in senso buono e scatta il passaparola. Quindi Bello. io quasi tutti i clienti che ho avuto nella mia vita professionale, cioè quasi 11 anni, sono quasi tutti passaparola. Penso veramente di averli trovati quasi tutti così. E quindi sì, lavorare bene.
Sì, confermo che il passaparola è veramente uno strumento potentissimo. No, è un ottimo consiglio. Infatti si dà per scontato gli eventi. Gli eventi sono una bomba, sia delle mostre di illustrazione, sia eventi dove altri designer espongono i loro lavori. È molto interessante come consiglio. Infatti segnato e preso appunti. Consiglio anche a voi di farlo. Volevo chiederti, Giulia, perché è importante sapere il perché fai un business, cioè il perché del proprio business, perché è importante sapere. Questa è una domanda bella. Se non sai perché stai facendo quello che stai facendo, quando le cose si metteranno male, molto semplice. Cioè, se tu non hai una ragione profonda che ti spinge a fare quella cosa, e la ragione profonda non possono essere soltanto i soldi e il ritorno economico che hai da quel tipo di lavoro, ma se tu non hai ben chiaro perché lo stai facendo e quali sono i valori che ti legano alla tua attività, alla prima difficoltà, molto probabilmente o mollerai o continuerai, una delle due comunque, quindi che dipenda da te o che dipenda dai fattori esterni. E soprattutto la seconda motivazione per cui è importante, anzi è cruciale, sapere perché stai facendo qualcosa è perché altrimenti che cosa comunichi al tuo pubblico, ai tuoi clienti? Deve crearsi anche un rapporto di empatia, di identificazione, no? Cioè io compro un servizio quando mi identifico con quello che mi viene raccontato. Sì. Per me il primo step è quello. A parte, come dire, gli acquisti di impulso e va bene. Però quando acquisto un servizio, cioè magari mi arriva, capito, la sponsorizzata della spazzola rotante per farmi i boccoli. E tu lì. Però insomma, se devo comprare un servizio in particolare o un prodotto che ha un costo piuttosto elevato o comunque ha un valore diverso da un qualsiasi acquisto da 2 euro, ecco, mi voglio identificare in quella situazione, in quel racconto, e lì subentra l'importanza dello storytelling, cioè tu vendi bene se sai raccontare bene il tuo percorso, i tuoi prodotti, le tue idee. Se tu hai bene a mente perché stai facendo quello che stai facendo, lo storytelling viene da sé, è una cosa che viene proprio, fluisce. Ok, interessante, interessante. Quindi soprattutto devi sapere il perché, prima di tutto per andare avanti, no, nei momenti difficili, perché immagino e forse so bene che ci sono dei momenti difficili sia da freelance sia quando avvii un'attività. Giulia, confermi se sto dicendo. E quindi devi anche sapere il perché per venderti bene, quindi raccontare alle persone il perché lo fai, perché lo fai, importantissimo, importantissimo. Sheila, tu vuoi aggiungere qualcosa su questo? È importante per te sapere il perché di quello che fai e soprattutto qual è il tuo perché? Auguri, Scilla. Il mio perché, non è ben chiaro in realtà, sicuramente penso che da qui ai prossimi 5 anni mi vedo ancora lavorare nel campo della motion e facendo cose. La mia aspirazione è quella di lavorare a progetti sempre più interessanti, stimolanti, che siano in linea con la mia persona, i miei valori, e mi piacerebbe molto poter trasmettere quello che so, quindi perché no, insegnare. Non so se sia una risposta alla tua domanda, Ma però. come esci in realtà? Perché una cosa, perché non deve essere una cosa astrusissima? Cioè può anche essere semplicemente, che poi non è semplicemente, perché amo tantissimo quello che sto facendo. Cioè Ah, perfetto. proprio. Ah, a posto. Può anche essere quello, però tanta gente magari lo fa davvero solo perché dicevo, guadagno tanto da questo lavoro, mi sta bene. Poi funziona, cioè, per l'amor del cielo. Però se poi viene a mancare la passione, magari nei momenti bui sarà più difficile tenere in piedi l'attività. No, allora la passione c'è e sicuramente, e diciamo che il mio perché, allora a questo punto, è
utilizzare la mia competenza per poter realizzare progetti che possano essere interessanti per il pubblico, che trasmettino dei messaggi interessanti per il pubblico. In realtà lo sto anche un po' già facendo, perché ad esempio i progetti per Barilla e altro consumo sono progetti utili, interessanti, che aiutano a promuovere un messaggio molto importante, che è appunto quello della sostenibilità ambientale. Quindi un po' l'obiettivo l'ho centrato. Bene, questo è un ottimo, vuol dire che sei sulla strada giusta. Sulla strada giusta. Bene, sono contento di sapere che parlo con persone appassionate di quello che fanno e questo è bello trasmettere anche alle persone che ci stanno guardando. Tra l'altro, io ho deciso che tutto questo progetto, anche il podcast, sarà per rendere il mondo un posto più creativo. Che cosa ne pensate? È ambizioso oppure si può fare? Certo che si può fare, ma anche se è ambizioso si può fare. Se è Ambizioso ambizioso non non vuol vuol dire dire impossibile. impossibile. Esatto, Ok. esattamente. Quindi Ok. assolutamente sì. Senti Giulia, in specifico per Giulia, se volessi creare un business da zero, da dove devo partire? Allora, a parte dal perché, che direi è la base proprio di tutto, perché voglio aprire questo business da zero e soprattutto cosa voglio fare e, ripeto, che problema vado a risolvere e oppure quale bisogno vado a colmare. Però, a prescindere da questa cosa, do un consiglio un po' più pratico e anche un po' più doloroso, e cioè dai numeri. Cioè, io onestamente ho avuto un po' l'incoscienza di cominciare 11 anni fa senza innanzitutto avere da parte niente. Cioè, io sono partita senza avere un gruzzoletto da parte. Mi è andata bene, poteva andare diversamente. Per cui avere sicuramente un backup, un qualcosina, che se le cose non vanno benissimo subito, se non altro posso pagarmi la spesa. Un E porcellino quindi. salvadanaio. Esatto, quindi questo mi sento dopo tanta esperienza di dire se è possibile farlo, di mettersi un po' ai ripari. E poi davvero di cominciare a fare un po' quelli che sono i conti della serva, cioè mettersi lì e dire ok, io che stile di vita voglio avere, quanto voglio spendere, cioè quanto devo spendere ogni mese per avere questo stile di vita e quindi quanto devo guadagnare in proporzione. Ok, Ok. fatto ciò, mi sono fatta la domanda, entrate, uscite. Quindi quanto devo guadagnare perché il mio stile di vita sia sostenibile o i miei sogni siano sostenibili o la mia Sì. Ok. attività sia sostenibile. Quindi sicuramente questo, farsi un po' un business plan, anche se all'inizio è difficile, però cominciare a ragionare sui numeri. Ok, perfetto. Perfetto, quindi ragionare sui numeri è un primo passo. Ecco, questa è una domanda specifica per Sheila, voglio capire cosa ne pensa. C'è un botto, è esplosa la bomba dell'intelligenza artificiale. Sheila, io voglio capire che cosa ne pensi di Make a Video, che è un'intelligenza artificiale che genera immagini ed è l'intelligenza artificiale di Meta, di Facebook. Che cosa ne pensi? Genera immagini, quindi cioè, potrebbe un po' rubarci il lavoro, no? Andando a parlare più in senso ampio, sull'intelligenza artificiale, inizialmente, come tante persone, mi sono un attimino spaventata e un po' preoccupata. E poi ho iniziato un pochino a approfondire l'argomento e a farmi un'opinione mia personale. E penso che finché l'intelligenza artificiale non superi la nostra conoscenza umana, ok. Potrebbe Ok. essere uno strumento di supporto, anzi, ben venga, cioè l'intelligenza artificiale può aiutare noi motion designer a sviluppare degli script, può aiutarci ad avere delle idee di concept dei video, può aiutarci Sì. a fare gli storyboard, a realizzare i mood board, ad ottimizzare il processo di lavoro. Ok. Quindi diciamo che può essere sicuramente un'ottima opportunità, prevalentemente per ottimizzare i processi di produzione. Giulia, cosa ne pensi? Allora, no, in realtà concordo su quasi tutto quello che ha detto Scilla. Io ho provato delle realtà di AI. Sulla parte di illustrazione mi esprimo di meno. Perché secondo me lì c'è un grosso buco relativo, e ne parlavo proprio con Sheila qualche giorno fa, alla regolamentazione. Cioè,
figata. Io trovo che sia veramente una cosa incredibile quella che sta succedendo e sono sicura che gli artisti possano sfruttare questa cosa anche a loro favore. Per cui non lasciarsi spaventare da questa cosa, ma anzi imparare a collaborare con questo tipo di sistema. Però c'è tanta gente che già si vende come AI artist e vende le proprie opere generate con AI. Questa cosa non è regolamentata bene, secondo me, ancora. E sto facendo tante ricerche sul discorso copyright, perché se io creo un disegno con Deep Dream, quella roba lì di chi è? È mia, è di Deep Dream, lo posso fare, non lo posso fare, con che modalità? Quindi questo sicuramente è un buco che ancora non ho, come dire, esplorato più di tanto. Per quanto riguarda la scrittura, secondo me è una bellissima evoluzione. Ci sono come dire, degli strumenti che secondo me sono utili per il blocco dello scrittore. Quindi io quando mi ritrovo magari a corto di idee, posso ricorrere a strumenti tipo Writer, che è interessante, non funziona benissimo in italiano, però potrebbe essere un'idea, e ti aiuta anche a buttare giù una scaletta, per esempio, di un post per il blog. Però, in linea generale, la cosa che non mi preoccupa affatto è la questione dell'empatia. No, comunque per chiudere il cerchio, il discorso, secondo me, la cosa che non mi preoccupa è il fatto che, per ora, l'intelligenza artificiale non può sviluppare empatia. Quindi c'è questa componente che ci differenzia, no? Per ora, per ora. E se guardiamo io robot, ecco, diciamo che la situazione potrebbe, come dire, peggiorare. Però sì, manca la componente umana e quindi, non so, non credo ci sostituirà. Sarà sicuramente un modo di integrare e di fare cose nuove. Però Beh, l'input è umano. sul discorso del copyright abbiamo parlato con Mattia nell'ultima puntata, la puntata di settimana scorsa, e ci ha raccontato un po' come funziona la cosa del copyright. Non vi do spoiler. Non mi do spoiler, però è interessante, è stata una puntata in cui abbiamo parlato tanto di intelligenza artificiale. Tanto siamo andati avanti 2 ore a parlare di questa roba qua, non nella puntata, ma dopo la puntata. Che cos'è che vi spaventa di questo? Io ho paura che appunto l'intelligenza artificiale superi le competenze umane e che quindi poi lì veramente sarà in grado di soppiantare il lavoro umano. Cioè, quindi io ho paura del superamento delle competenze, della conoscenza. Perfetto. Scilla, tu hai paura dell'intelligenza artificiale stessa, no? Cioè, che Esatto. ma esatto. Io ho Sì. paura delle persone invece, cioè io ho paura dell'abuso che le persone potrebbero fare dell'intelligenza artificiale e quindi Cavolo. banalmente spacciarsi per artisti quando di fatto è un tipo di arte artificiale, appunto, anche se c'è l'input della parola. Cioè io quando vado su Deep Dream gli devo dare una descrizione accurata di quello che desidero vedere realizzato. E quindi c'è una forma di arte, la stai mettendo in atto, perché stai facendo arte con le parole, se vuoi, però sì, io ho più paura delle persone, cioè di come l'intelligenza artificiale, ma non solo nell'ambito dell'arte, di come questi strumenti possano essere sfruttati in maniera invece negativa, secondo Nociva, me, sì. sì. Ho dato un'occhiata tra l'altro a il deepfake con il porno e hanno fatto delle immagini con delle attrici addirittura con intelligenza artificiale, quindi è abbastanza pesante come cosa, cioè prendi immagini di persone e trasformi in quello che vuoi tu. Quello è preoccupante, sì. Quello è nocivo e preoccupante. Come vedete il vostro futuro, non lo so, tra 20 anni? 20 anni, sono tanti pezzi di tempo molto largo. Ma sì, inventate, cioè dite che ne so, lavorerete nel circo, non lo so, inventate. Ma io penso che avremo un'agenzia nostra di produzione. E quindi direttrici creative. Assolutamente sì. Io forse mi vedo in un'altra città, dico la verità. Ah, vuoi Forse scappare? non mi vedo a Milano tra 20 anni, mi Ok. vedo probabilmente da qualche parte in mezzo alla natura.
Figo. Però ho sempre a fare un lavoro digitale, per l'amor del cielo, quello penso che non credo lo abbandonerei, poi bisogna vedere come si evolve. Però magari sì, in un luogo circondato dalla natura, con tutti i miei cani, visto che io amo tantissimo i cani e mi piacerebbe avere di più, però chi può dirlo? Deve esserci il mare, di sicuro questo. Il mare. E poi sì, un'agenzia, il nostro studio di produzione di cartoons e comunicazione visiva, con tanti collaboratori, una sede fighissima, più sedi, ti Sì, immagini? bello. Sì, perché l'intelligenza artificiale non ci faccia fuori tutti. No, magari sarà integrata nel vostro studio, dai. sì, Sì. esatto. E come? Già la sta usando Netflix, l'intelligenza artificiale. Ah, ma l'ha sempre usata? L'ha Sì, sempre no, ma usata? Sì. che no, l'intelligenza artificiale l'ho utilizzata proprio in ambito di animazione, per la Ok. costruzione di un corto animato, Netflix Giappone. Netflix Giappone. Sì, praticamente per un corto animato ha utilizzato l'intelligenza artificiale per creare i fondali di un corto animato. Ok. Quindi poi è sorta tutta una polemica da parte degli animatori perché appunto non sono stati assunti professionisti che si occupano appunto della creazione di fondali, insomma Sì. è già nato un po'. Tra l'altro, questa è stata una polemica che ho visto anch'io e mi sono messo d'accordo, no, con gli artisti. Ma nella puntata con Mattia ho scoperto che lui ha studiato comunque l'intelligenza artificiale, poi ho scoperto che in realtà le opere che noi vediamo fatte simili ad un artista non sono in realtà messe sopra l'immagine, cioè non viene preso nessun lavoro di nessun artista, semplicemente impara a riconoscere l'intelligenza artificiale impara a riconoscere uno stile come facciamo noi. In realtà funziona molto come funzioniamo noi, no? Impara a riconoscere uno stile e lo applica a seconda di quello che è stato richiesto. Quindi è come se noi cercassimo reference e poi creassimo qualcosa. Quindi è un po' lo stesso concetto, però capisco Il concetto sì, di sintesi, proprio quella che facciamo noi visiva. Cioè, ma magari Sì. anche noi, senza rendercene conto, assimiliamo delle immagini o delle reference nella nostra mente, le andiamo a riprodurre senza prendere necessariamente l'opera prima da cui è nata questa cosa. Sì. Per cui sì, tecnicamente, anche se c'è copyright su un'immagine, non c'è copyright sullo stile, tra No. virgolette, no? Lo stile è una cosa un po' più astratta, forse. Sì. Ma Shiloh, scusami Giulia, ho scoperto che loro, ad esempio, Midjourney ha un copyright invisibile. Okay? Ci sono già dei siti che scoprono questo copyright invisibile sulle immagini. Quindi chi pensa di venderle, poi che prende da Midjourney deve farci un pensiero per Certo. il copyright invisibile sull'immagine, perché esiste. Che cosa ne pensate del futuro della creatività? Non dico tra 30 anni, 20 anni, ma cosa ne pensate? Come sarà il futuro della creatività? A proposito di intelligenza artificiale, umani, eccetera. Non so se sono domande troppo complesse o Vabbè, metafisiche. No, beh, no, però. metafisiche. Ma sì, io penso che sarà più legata al pensiero e meno alla manovalanza, se possiamo usare questo termine, quindi appunto con l'intelligenza artificiale i creativi avranno più opportunità di poter pensare delle idee e usare la macchina per produrle. In maniera più veloce anche, sì. Bello. Esatto, quindi sarà più una creatività di pensiero. Sono d'accordo su questo punto di vista, però io non escludo neanche un'inversione di tendenza ad un certo punto, un po' come è stato durante la pandemia, che ci siamo tutti staccati dal digitale, ci siamo tutti messi a panificare, a far lievitare pizze, eccetera. Cioè, Vero. gente che non aveva mai comprato una bustina di lievito e si è messa veramente a sfornare manicaretti di ogni tipo. E quindi, da una parte, mi domando se magari. Forse io per prima mi ritroverò a fare questa inversione, in un mondo che sempre più è digitale, sempre più artificiale, tornerei forse a lavorare di più su carta, cioè mi piacerebbe tornare alla materia. E quindi Bello. magari non sarò l'unica a fare questo ragionamento, cioè veramente bombardata dal digitale, a un certo punto dirò, sai che c'è, io mi metto a fare gli acquerelli.
Sì. E sarò l'unica al mondo che farà gli acquerelli, no? Quando tornano di moda le cose che dici, boh, Sì, chi lo sì, sa? sì, sì. Non si può prevedere. Siamo in mezzo a una rivoluzione industriale, una nuova rivoluzione industriale in cui la macchina avrà un ruolo importantissimo e aumenterà ancora di più la velocità umana. Cioè, noi dovevamo rallentare per curare del pianeta, eccetera, ma sai cosa abbiamo detto? Chi se ne frega del pianeta, chi se ne frega di tutto e andiamo avanti e continuiamo a bruciare energie e carbone, perché è così che dovevamo fermarci, ma siamo andati avanti a mille. E non so cosa ne pensate, ma questo è il mio parere. È un po' drammatico e tragico, ma Sì, è come in ogni questo. cosa, come ha detto Giulia prima, questa cosa dividerà probabilmente il pubblico. Chi è gasato a pallettoni su questa cosa e seguirà la scia e chi invece non l'accetterà e appunto vorrà difendere a spada tratta il lavoro analogico, l'artigianalità, eccetera. Secondo me questa cosa non scomparirà mai, questo desiderio del lavoro manuale, comunque delle vecchie tradizioni. Ci sarà Sì. sempre un gruppo di persone che in maniera nostalgica difenderà questa cosa, diciamo. Sì, lo penso anch'io, lo penso anch'io. Voi siete bellissime, super intelligenti e talentose, quindi io vi faccio i miei complimenti e se volete fare un saluto e dire alle persone dove vi possono trovare, social, sito, potete fare pubblicità di quello che volete. Io lo spero tanto che diventi molto cioè, seguito questo podcast e potete dire quello che volete in questo momento. Ok, beh, allora potete seguirmi su Instagram con il nome, mi cercate con il nome SheMove, SheMove con due O Per essere sicuri, mettiamo anche il link in descrizione. grazie, oppure shilapcorbelli.com, il mio sito. Perfetto. Io sono ovunque praticamente come Juice for Breakfast, che è un nome assolutamente complicatissimo da scrivere, però mi trovate dappertutto lì e in particolare, vabbè, sul mio blog e su Instagram sono i luoghi che preferisco per chiacchierare, quindi se qualcuno voglia di venire a salutare, mi trova lì. Se volete consulenza di motion design oppure consulenza sul vostro business come freelance, cercate Sheila, cercate Giulia. E se volete fare dei lavori bellissimi, pronti per essere visti dai vostri clienti, trovate un team attraverso loro che è meraviglioso. E da quello che abbiamo visto oggi, la qualità assicurata e anche un po' di simpatia. Loro sono molto molto simpatiche. Io vi ringrazio per averci seguito. Trovate tutte le informazioni in descrizione a questo video. Se sei su Spotify, potrai guardare questa puntata, guardare i lavori di Giulia e Sheila. E potrai seguirci dappertutto, noi siamo dappertutto, in tutte le piattaforme di podcast e siamo su YouTube perché vogliamo anche essere su YouTube e potete vederci i nostri bei faccioni anche lì. Seguiteci su Instagram, Elgasi Podcast e Elgasi Motion e la nostra è una comunità di creativi, quindi se volete espandere le vostre conoscenze sulla creatività, sulla motion design, illustrazione, trovate tutti quanti qui. Abbiamo intervistato diverse persone, diversi creativi. Andate a scorrere, a vedere, chi sono e a scoprire questi meravigliosi progetti come l'abbiamo scoperto oggi. Ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio Grazie tantissimo. mille, Adesso grazie. in off ci metteremo a chiacchierare, a parlare. Saluto voi. Ciao, ciao, ciao. Sigla. Ciao.